Buon salve. Allora, un attimo solo. Allora, devo attivare l'overlay della chat in gioco. No, non voglio nessun aggiornamento. Ciao Spectrum. Bene che iniziamo già con... Ma c'è la pistola che mi dovete ridare. Ma hai bucato la gomma prima che partivo! Non è vero! Non ho mai fatto questo stronzo! Dammi la pistola! Chi è la collega? Salve! Salve! Bella bionda! Lascia stare la collega! Ti offendi se ti offro da bere. Collega, non la sentiamo! Dai, montate, montate, montate! A morire? Come sei carina! Collega, mi sente? E ribacchina con noi, baby. Niente. Monta, Jeff! Jeff, sali, capo. Arrivo, vado dietro con la bionda, bella storia! Jeffy, ti ricordi il manganello, no? Dai, dove ti portiamo, Jeff? Qua fuori lo lasciamo, collega. E niente. Vabbè. Cosa stai facendo lì dietro, Jeff? Niente. Cosa stai facendo? Leva Attento, quella cazzo di mano, quanto è vero, Dio, ti scarico un caricatore nella tua cazzo di mano. Aia, io ti lascio qua, Jeff. Ma ciao, tu sei Jeff. Carina. Ciao, Jeff. Bella bionda, sei unica. Ma sparisci. Bene, ok. Come va? Bene, bene, lei collega. Adam 1 se vuole, collega. Se mi portate un attimo in centrale prendo qualche antistress che... Sì, devo fare anch'io rifornimento. E già che ci siamo anche aggiunti. Adam 1 fa 10:44 siamo, per il siamo in 0-2, sai. Ah, cazzo. Quindi collega. Adam 1. Ok. Ah, faccio.
Ho detto in Adam. Adam 1, 10:44 per i fornimenti. Una volta tanto che rispondo. Brum brum, chi gioca? Brum brum. Ah, gente in terza, la nostra collega. Perfetto. Com'è andata da stamattina? Cioè, da quando avete preso servizio? Più che bene, altro. Abbiamo arrestato subito Jeffrey. È l'unico arresto che abbiamo fatto perché è l'unico che ha fatto qualcosa. Ah, fantastico. Illegale. Molto semplice anche, devo dire. Sì, molto, molto, molto. Purtroppo il signor Jeffrey non controlla svariate cose prima di fare le rapine. Vabbè. Vabbè. Giusto, collega? Ma non può fare, cioè, nel senso... Dovrebbe controllare prima di dare via un ostaggio così, però vabbè. Vabbè. Però devo dire, è stata la persona molto, molto simpatica. No, sì. Dai, che ce la faccio ad arrivare. Ma vuoi un okay. Antistress? Se ce l'hai al volo, sì, è tempo di arrivare almeno al deposito. Ma me ne basta solo uno. Andiamo. Vediamo se il signor Bandana ha fatto qualcosa nella sua vita della carriera in polizia. Sì. Oh, tratta bene Bandana, La Bandana è mio vecchio amico. Soltanto il capo può offendere Bandana. No, io Bandana purtroppo lo devo offendere ogni volta che lo... No, scherzo, li voglio bene. Conosco ormai da... Mi sa che lo potrei offendere quando arriverà il giorno che non ti darà lo stipendio. Anche? Esatto. Anche? Ah, gli uffici, cacchio. Ah, il giubbotto, collega, ce l'ha? Prendo tutto in ufficio. Check bandana. Quella è bandana. Vi chiamate tutti bandana? Quanti cazzo di bandane ci sono? Ma qua non c'è il giubbotto, cacchio. Ah sì, c'è il giubbotto. Allora, uno. Ok, perfetto. Ma io non so se sono scadute le caramelle. No. Cazzo, no, speriamo di no. No, non no, mica son nuove di zecca. Ragazzi, 10-3, dai, teniamo il canale pulito. Teniamo il canale pulito. Ok, possiamo andare. Posto, collega? Sì, andiamo. Perfetto. Tre. Allora, andiamo in radio. Mamma mia, immagino. Allora, tra un'ora c'è l'accademia da fare, apposta. Perché? Tu sei delle risorse umane? Sì. Vi ho fatto richiesta per entrare nelle risorse umane. Ottimo. Siamo alla ricerca ancora di altre persone. Ieri è entrato uno, io l'altro ieri. Ho già dato le risorse umane. Basta. Ah, io faccio solo le risorse umane tutti gli anni che entro in polizia, è troppo bello. Ma tu l'anno scorso chi eri? Dimitri, Leo. Ah, Dimitri. Ah, Dimitri è lui. Ok, ho capito io. Poi ho mollato. Non eri nell'Eleru l'anno scorso, però. Sì, c'ero. Ma per poco allora? Metà anno, perché poi ho avuto problemi, non ho avvisato perché avevo più importanza da lavori ecco, e mi hanno licenziato e espulso. Sì, okay. Cioè neanche mi hanno scritto nulla, cioè direttamente, però vabbè, GG. Oh, dimmi, sto facendo riso patate. Lei vuole venire a caccia di finisci? Adesso. E quando? Se me lo chiedi tra 1-2 orette, sì. Guarda,
Immagino. Ascolta il collega, muto. Sì, guarda, fai il K9. Esatto. Che tanto lo sai fare. Beh, scusa pastore tedesco, mi dispiace, non lo faccio più. Tommaso GT3. Vediamo se c'è qualche chiamata. La gente attesa al desk, la fanculo apposta. Modo tranquillo, la sito. No, no, comunque se non c'è niente da fare... Oh, tentato decollo con quello che è in penna. Usa il megafono, dai, collega. Mamma mia, ti cago in testa, sono sentito. Usa il megafono, compa! Accosta questo veicolo, qui è l'SPD. Buongiorno carissimi, mi dicate tutto. Scendi dalla moto. Perché? Scendi dalla moto. Va bene, posso... Scusi. Prego, posso risalire ora? No, come mai questa guida in impennata, guida pericolosa di fianco alla volante con la... Oddio, non pensavo era una volante. Ah, con le sirene, le luci. Lui non pensava. Non l'avevo visto, ero distratto. Ero molto distratto, mi dovevo concentrare, ok? Va a concentrarsi. No, però se vuole... Appoggio i guanti. Aspetta. Tolga i guanti. Oddio, tu si tolgono, ok. Facciamo così, vi mette i guanti e faccio un buchino al guanto. Sì, allora, sì, faccio un pensiero di togliere i guanti. Tenga. Ah, sì, scusa. Si è impallata la sirena. Gesù Cristo. Sì. Grey. Non grigio. C'è, nel senso, grigio, non verde. No. E se fosse, boh, giallo? Yellow. Okay. Lo stai dicendo comunque. Allora, ma okay, non funziona la E? Vabbè, a posto, buono, allora. Va bene, è stato un piacere, arrivederci. Ma funziona la E? Sì. Ma okay. Ti abbiamo detto di salire, boh, io... Allora, Giovanni, ascoltami, la prossima volta che ti becco fare l'impennata così di fianco alla volante, stai fregandotene. Davanti alla volante, sì, aio, va bene, ho capito. Va bene, aio. Ciao, bello. Porta rispetto. Sì. Bravo. È stato un piacere, cioè, non ciao, bimbo. Cioè, è stato un bacione. La macchina che non si accende perché è troppo bella. Vai. Siamo andato leggermente a fare da qualche parte, sentito. Se ne frega, vai. Vai. Dove? Che ne so, boh. Stavo girando, non posso fare 200 all'ora in città senza motivo, collega. Sì che puoi, accendi la peggiante, vai. Ma dai, cazzo. Sarebbe abuso, però sì. Leggermente. Accendi la peggiante e vai 200 all'ora oppure devo guidare io? Ma perché? La motivazione è di correre, compà. Beh, te lo dico io, vai. Dici tu. Ah, ma almeno un po' di rilassamento, sempre... Un po' di rilassamento. E come facciamo a convergere le rapine per primi se non corriamo? Ma se non scattano, corri inutilmente. Sprechiamo diesel, inutilmente. Che mi frega del... Perché va diesel sta cosa. Beh, sì, che cazzo... vabbè. Aia. Pensa, vedi? Adesso ti dirà, se correvi non lo beccavi. Esattamente. Se quello tromori rimaneva fermo. Se utilizzavi i lampeggianti... Non lo becca. Allora, si fermava in effetti. Ho capito come vuoi, collega. Dai. Re Santiago. Ma lei può fare i colloqui? Posso fare io colloqui, ma perché cosa? Ma c'è un ragazzo deve fare un colloquio. Perfetto, in applicativo ha mandato il bando. L'hanno pure accettato. Quando l'ha mandato? Vai in centrale. Una settimana fa, sono e mezzo fatti. Ora ecco, andiamo su, finisce. Vai, arrivo al desk, dai. Sì, è molto preparato, fate attenzione. Madonna. Vedi, usavi l'appeggiante, corrivi. Posso dire che comunque ci sono degli handling fatti col culo. Ti dobbiamo insegnare tutto, ti dobbiamo insegnare. Vabbè, sei contento, collega? Andiamo, spostatevi, prima spogliamo tutti i cartelli. Andiamo così. Così, non ci facciamo niente, va bene? No, così qui è proprio, proprio non essere portati alla guida. Sempre a correre, collega, sempre a correre. Sempre comunque. Ok.
Perfetto, lei viene con me. Ciao, e ragazzi. Va... Sì, andiamo. Dobbiamo fare il suo colloquio questo. Stiamo arrivando al desk per il colloquio. Che poi dobbiamo andare a 1033 di un altro dettaglio. Rocco. Salve Santiago. Yeah. In che applicativo andiamo? L'applicativo di... del Supremo. Oh, bandana. Ah, ok, arrivo. Dai, vai. Andiamo. Non sono bandana. Chi è questo? Bandana. Sì, un attimo. Sei Grace? Non sono Grace, bandana. Gli assomigli un po', cacchio. Così dipende, mi serve bandana. Rocco, ci pensi tu al colloquio? Buongiorno collega. Sto spaventando, glielo dico. Vogliamo andare, però dobbiamo andare a 1033 collega. No, che 1033, qua va benissimo. Io torno, ciao belli. Innanzitutto, non dici no. Pure balla. Okay. No, vabbè, mi scusi, lei... Salve. Adamono. Lei dice spostarti o togliere di là, perché io... Oh. Salute. Grazie. Prego. Adam 2. Per fare colloquio. Adam 1 piazzata. Logan si distacca per il cadetto, per parlare con la persona. Fai parte delle risorse umane? Eh? Chi? Logan. Logan, fai parte delle risorse umane? Probabile di sì. No, è un agente in prima che si è preso l'agente in prima meno di una settimana fa. Ieri ho fatto richiesta io invece. Ah. Che schifo. Ma come che schifo? Che schifo, sincero. Mi servono casi umani già, dopo. Già, quindi... mi gratto le palle a fare il poliziotto in carcere. Ma andiamo a fare delle risorse umane che devi stare lì fermo a fare colloquio, a ripetere tutto, a spiegare. Che schifo. Che schifo. Vabbè, insegno qualcosa di mio. Che schifo. Tipo come affrontare un multipiano. Che schifo. Tu sai non come sai affrontare. Tu sai come affrontare un multipiano? Sai qual è il bello? È che io seguo le 1000 passaporti su Rainbow Six, uso quelle tecniche. A parte sincero. Quelle. Sì, sincero. Ma lì non abbiamo Blitz. Cioè qua non abbiamo Blitz. Non uso Blitz. Io sì però. Io sono me in Blitz. Che schifo. Ma come che schifo? Ve li sfondi una parete. Sei nocchietti? Sì. Peccato. Stavo per umiliarti perché usi Blitz. Ma è bellissimo Blitz. Ma no, assolutamente no. Quando non ho voglia di giocare uso Echo. Ma sei rimasta nel 2018? Sì, preferisco usare quelli vecchi. Sì, no. Quello corre un po' troppo. In realtà sta andando pure piano, sincero. Per me corre un po'. Noi... c'è uno stop che non gli funziona. Grazie, è vero. Pure l'altro ora. Oh. Vede signore, non le funzionava lo stop. E ora l'abbiamo inculata per sbaglio. Mi dispiace. Mi dispiace. Vabbè. Accosta un po'. Vabbè. Ma che accosta, oh? Non ti funzionava lo stop. Non ti funzionava lo stop cosa? Ho appena visto il davanti. Non so. Vabbè, dai, oddio, ma quello lì ha cacciato una pistola. Guarda, chi? Guardalo. Avanti. Davanti c'è un... Pazzo. Ma chi? Ma dove? Lì lo dove? Vede? Ma assolutamente no. Ma così. Non mi va. Ho già la pistola in mano. Ho già il grappler fuori io invece. Ma per una multa di $2 poi io dico. Madonna santa, veramente. Io veramente. Ah, coglione, ti sei chiuso. Guai te se lo fai. Possibile che fuggi te per una fai. Multa di $2, io dico. Su. Minchia, da che aveva soltanto uno stop rotto, mo c'ha tutto rotto. Sì, veramente. Oh, aia. C'è un qualcosa che non prendi, dai. Ah, beh, capito il grappler come funziona bene il giorno d'oggi. Ah. Hai capito il grappler. Ma vaffanculo, una bella soft hit. Ciao.
Posso? Vai. Perfetto. Mi ha schivato anche la moto. Era tutto calcolato. Ah, ecco. Ma non sembra aver un'idea di quello che sta a fare, signore. E dai, ti facciamo solo una multa. Giusto un verbale, chiamagli 70 per favore. Vediamo pure l'arresto. Altro che verbale. Qui Adamone è impegnato un 1080. Minchia. Ha perso lo sportello. Signore, pure lo sportello ora. Pensi un po'. Ai 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 ai. Allora, dai, un verbale semplice e poi te ne vai, va bene? Ehi, posa giù il telefono, sei puntato. Posa giù il telefono. Posa giù quel cazzo di telefono. Posso sparargli alle gomme? Posso sparargli alle gomme? No, non ancora. Stava chiamando gente, però. Chiama il 653M. Come, scusa, non ho capito. Chiama il 653M, appena chiamato via telefono qualcuno. Qui Adamone, il nostro sospettato, ha appena avuto un 653M. Opa. Ah, capito lui. Torna sull'autostrada quando faccio il triplo della sua velocità. Va bene. Va bene, va bene. Va bene così, non oso dire altro. Sinceramente. Ti rendi conto che io devo lasciare l'acceleratore per poter di stare dietro? Minchia, lo buco adesso, veramente. Minchia, pensavo fosse... Sai qual è il brutto delle macchine lente, però? Questa è una manovra migliore della mia. Ah, questo è vero. Ci levi dei coglioni! Guarda! No, no, capisco, c'è quello. Comunque... Cazzo. Ti stai facendo trollare da quello, ti rendi conto? Va bene, l'hai chiesto tu. Oh, alleluia. Meno un pezzo. Adesso cos'è? Riprende a volare. Non può uscire. Ah, è ripartito. Dalla... Sì, è ripartito, è ripartito. Ah, ok, va bene. Non vorrei dire che ci sia un'uscita dall'altra parte, se non sbaglio. Non da qui. Io ho bloccato. È sceso, è sceso. E dove è andato? Sotto, sotto. Alza le mani, alza le mani, ah. Alza le mani. Dai, metti le manette. Fai tu. Testa di cazzo che non sei alto. Sei abbastanza scontato a nasconderti dietro un muro. Mamma mia. Ma io dico una multa. Ti facevamo una multa di $2000 e te ne andavi via. E invece no. $2000. È una semplice multa, invece carissimo, no. Sono diventati un bel po' di più. E mo sono di più. Quanto sono? Allora, ti fai 10 mesi. 10 mesi, Sì, poi c'è la multa ancora, caro. C'è la multa. Pure la multa, capito. Dico quant'è. Auto sequestrata, assolutamente. Aspetta. Mancato alto. Sono 10 vostra... mesi. Aspettate, la vostra IVA, qual è della multa? Come? Si dica? Aspetta. Cerca il proprietario. Price Wayne. È in teoria la sempre strada. Ok, eccomi. 10. L'IVA della vostra multa, di quant'è? 100%. 100% è impossibile. Dai, chef. Faccia il serio. Questo perché non ti sei fermato. Ciao Mirko. Che ne so io, signore? Troverà sulla ricevuta, guardi. Quanto prendete di commissione? Zero. Zero, impossibile. Il 20%. Il 20%? Allora vedi. Vieni qui nella macchina, forza.
se mi apre lo sportello, anche se sono un po'... Sai. Ok. Accetti una perquisizione profonda? Assolutamente no. Peccato di entrare in prigione, quindi te lo farò lo stesso. Qui Adam 1 dice tante eseguite con successo, stiamo trasportando il detenuto in cella. Voglio un avvocato di ufficio. Legati e non mi avete neanche letto il Miranda Warning. Il Miranda te lo possiamo leggere poco prima che noi ti buttiamo dentro il gattabuia. Ti abbiamo perquisito per caso? Non credo. Quindi iniziamo a leggere. Voglio un avvocato. Lei ha il diritto di rimanere in silenzio qualsiasi cosa le dirà. Sarà usato contro di lei in tribunale. Ha diritto ad un avvocato. Se non se ne potrà permettere uno, gliene sarà assegnato uno d'ufficio. Ha compreso i suoi diritti? Assolutamente. Jack! Posso avere un avvocato? No, devi rispondere sì o no. Jack! Sì. Ho compreso i miei diritti. Ha compreso i suoi diritti? Potrei sì avere no? un avvocato? Sì, ho compreso i miei diritti. Affermativo. Affermativo, 10-4. No, sono in centrale. Tu sai io. Sto entrando in garage. Ah, in centrale? Questa volta mi hanno portato in cella. Anche qui abbiamo delle celle. Come anche qui avete delle celle? Già. Eccolo, collega! Sei Ugo? Certo, chi può essere? Mamma mia. Sei raccomandato? Guarda chi abbiamo. Ti faccio divertire un po'. È in attesa di un avvocato. Ci allunga la giornata lui. Non si è fermato. Attendiamo l'avvocato. Attendiamo l'avvocato. Avvocato? Sai quanto affitti te? Una settimana per aspettare l'avvocato. Fai il saltino, avvocato. Una settimana, è precisa. Certo. Oh, bionda. Oh, posso chiamare mio fratello? Collega. No. Tuo fratello? Assolutamente sì. Bionda. Dimmi, pelato. Lui è il ma accompagna al 1033 dopo addestramento. Chiaro, avvocato. Dopo ti accompagniamo al 1033. Grazie. Bala, ci richiamo in radio. Eh? Eh? Ti chiamano in radio, Bala. Check banca e bandana. Serve un agente interno in super. Non posso darti, ragazzi. Arrivo io. Grazie. No, stai guardando tu. Tu fai la bolla? Ok, soggetto qui al desk. Aspetta, grazie. Ah, stasera, ok. Grazie, collega. Salute. È qui il signore. Il signore può seguire la mia collega. Salve. Ok. Venga pure. Vuoi fare qualcosa, collega? No, aspetta. Allora, innanzitutto ha già fatto test balistico, okay. Visita ospedaliera. Allora, ho fatto la visita ospedaliera. Test balistico mi sono informato in armeria, da regolamento ancora non gliel'hanno affibbiato. Ok, mi può mostrare la visita medica? Sì, ci provo. Allora, Adam 1 con mezzo, l'ultimo 10:35. Io sono leggermente impegnato un attimo al desk. Riesci a vederlo? Ok, ma ti aspettiamo, collega, ci raggiungi. Tanto c'è 10 minuti di contrattazione. Okay, non lo vedo ancora, me lo deve mostrare. Come faccio? Perché io ho selezionato documenti, l'occhiolino e vedo io il documento. Come glielo passo a lei? Mostra una copia. Allora, aspetti, Ah, ok. Provi. Ah, devo selezionarlo. Ok. Vediamo. L'agente richiesto. Dominic Toretto. Prego. Okay. Esatto. Ovvio no. Young.p io lo leggo. Intero. Con la K, giusto, Dominic? No, con la C finale. Oggi è il 15 febbraio. Dura un mese. Ok.
Salve. Salve. Ciao Bandana. Allora, le faccio la fattura, sono 20.000. Ok. Bandana, che mi dicevi? Bandana, com'è che si faceva le fotografie? Devi scrivere anche sull'MDT comunque, segnalo, date il nostro test. Sì, sì. Come si faceva la fattura, non mi ricordo più. Io la faccio io, basta che tu mi segni l'MDT. Sì, adesso faccio l'MDT. Anche con la data di nascita. E foto identificativa. Ok, quindi allora... Si deve gli occhiali, per favore, signore. Ok. Agenti. 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 Radio. Check. Aspetta. Allora, so che il procedimento è più lungo di quel che sembrava. Grazie mille, scusate il disturbo, Il nostro lavoro. Le ha già fatto la fattura il collega? Eh sì, ho già pagato. Allora, intanto le rilascio. Thomas. Documento. Sì. Turbato. Data di nascita, se lo ricorda? Sì, 16.08.2000. Perfetto. Il documento prevede anche la patente. Ecco, e dopodiché. Perfetto. Mi scusi, agente. Mi può mostrare il documento di identità, per favore? Sì. Duplicato. Ok, grazie mille. Prego, arrivederci. Ciao, arrivederci, cari. Adam 1 si sposta in TAC, ecco. 0.2 per la rapina al negozietto. No, me lo devi proprio mostrare, non me lo devi passare. Ah, ok. Allora, come si fa a mostrarlo? Perché io so solo passare. Oh. Ah, ok. Ecco lei. Ok, Medikit e anche Brenda. Ti do i miei, dopo me li vado a prendere. Lo vede? No. Ok, a posto. Ah, io ho fatto USA, ma io lo vedo. Basta, ma che vai con l'occhiolino. Ok, me lo passi qua la faccia. Forse è meglio. È un attimo impegnato a desk, sto facendo un po' d'armi. Lo so, gli puoi dire di passare in TAC 0.2 che l'aspettiamo per la rapina al negoziato. Ma se vuoi, vengo io. Ecco lei. Finisco, arrivo. Sì, in TAC 0.2. Cosa? Non ho capito perché mi stavano parlando in radio. È arrivato? Sì. Ok. Gli dai il documento e sei a posto. È il duplicato, sono $2000. Ok. Le rilascio il documento. Perfetto. Non serve, solo il porto d'armi, facciamo le foto identificativi. Ma tanto da gente in terza che può farlo. Sì. gente in prima, sì. Prego. Ecco il suo documento. Grazie. Ma abbiamo assunto uno che pulisce informazioni centrale. Scusi. Sì, per il rinnovo devo rifare tutta la procedura, ospedale e poi questura, o vengo direttamente qua in questura da lei? Dovrebbe essere tutto quanto. Collega, non ha scritto nell'MDT. Lo sto facendo adesso. Ok. Ok, quindi devo ripetere tutta la procedura, vero? Perfetto. Grazie mille, gentilissimi. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Hai preso anche la data di nascita? Sì, ho fatto le foto, adesso faccio tutto. Mi puoi fare una spiegazione al volo proprio? Cioè, praticamente tu hai fatto da Formula 3, giusto? Sì, ho aperto... Scritto nome e cognome, sì, data di nascita sua, data di rilascio, ho già porto d'arme. No, no, ti sto spiegando come funziona. Sotto scrivi PDA e dopo schiacci ti esce il tuo nome, il tasto verde, dopo lo passi aspetta, a lui. mi sono già persa. Allora, sto aprendo adesso l'MDT. Sì. Ho qua l'MDT, perfetto. Sull'MDT basta scrivi il nome e scrivi il nome, dopo nome cognome. Dove il nome? Sotto, sulle note. E note dove? Io sono sul profilo, sul profilo. Profilo. Scrivi Dominic Torelto. Vedi che c'è scritto, il contenuto del documento va qui e tu scrivi qua. Ok, quindi qua scrivo adesso. Nome, due punti e scrivi il nome. Sotto, cognome. Due punti e scrivi il cognome. Sotto, data di nascita, scrivi due punti e data di nascita.
sotto rilascio PDA, la data di oggi, scadenza, e metti la scadenza, la data di prossimo mese. Mamma mia, è più complicato di come lo si faceva una volta. Poi per la foto invece devi mandarlo, o me la mandi a me o te la mandi da qualche parte. Fai un puntino che te la mando, così copi il link a tutto. Beh, ma basta che mi trovi, sono in, in centrale. Sull'applicativo mi vedi. Ok, un attimo solo. Allora, la foto... Ah, eccoti qua, centrale. Ti ho domandato io il puntino, faccio l'altro prima. Allora, questa è la sua foto. Ok, adesso copio il link. Aspetta, devo prendere la foto del documento. No, il documento non serve. Ah, soltanto la sua faccia, ok. Esatto. Lo apri e schiacci il tasto destro del topolino e vai su copia link, no? Copia immagine. Intanto vedo cosa ha bisogno il signore. Signore, aveva bisogno? Mi dica. Colloquio, colloquio. Un attimo che sento. C'è che radio, c'è qualcuno per i colloqui? Ma andala, mi devi dare badge, mi devi dare. Che te devo dare io? Airbadge. E che è airbadge? Air distintivo. È distintivo. Ma chi sei tu, scusami? Ugo, io sono Ugo. E io sono Uga. Sto scherzando, ovviamente. Comunque ti hanno dato il lavoro. Sì, io ho tutto pronto, mi serve tutto il distintivo. E le armi, giusto? Data di e le armi già ce l'ho, il taser, il manganello, mi manca solo il manganello. Il distintivo dovresti averlo poi quando ti dà l'omino qua sotto. Comunque, un attimo che vedo... Dica. Sì, di cap. Che ha fatto, Panda? Check radio. C'è uno desk per fare colloquio, tu sei disponibile Bandana, dopo? Bandana, puoi ripetere, per favore? Sì? Affermativo. Qua... Balalai che sta facendo un attimo il ok, MDT. Io devo scappare al DC, tanto che mi ha chiamato. Sta arrivando. Vai che ti stanno aspettando. Tac 02, ok. Sta arrivando. Dammi il civico. 905. 905. 905. Allora, sta arrivando. Ok, grazie per la like, dai. Ho sbagliato. Garage. Madonna, come è diventato macchinoso fare l'MDT adesso. Hanno una macchina, hanno moto? Sì, hanno una macchina abbastanza veloce, mi sa. Vabbè, prendo... Noi abbiamo preso la charger. Sono in due sospetti. Sta arrivando con la charger, dai, arriva. Madonna mia. Allora, GPS 905. Ci metti tanto per imparare un MDT, poi ogni volta ogni centrale c'ha la sua. Puttana miseria, che palle. A vero che questo è l'MDT che usavamo su Eden anche. Mai usato, tra l'altro. Però ce l'avevamo.
3 chilometri. Affermativo, tanto siamo ancora alla contrattazione. Fanculo. Come siamo messi ancora con la contrattazione, collega? Com'è la situazione? La situazione è che sopra hanno finito di scassinare, sono sotto a scassinare, hanno uno soggetto, è solo che quello che vuole fare la contrattazione è giù, quindi non riusciamo a contrattare, è a richiesta della collega. Niente, aspettiamo. Mi dicono che sono del mestiere. Più o meno. Due scappati di casa sono. Check la collega alla contrattazione, mi senti? Come si sente la radio? Io non sento lei, sento te ma non sento lei. Anch'io. Aspetta, glielo vado a dire. Vai, vai. Check, check, collega. No, stavo parlando di dati comunque. Ok, come siamo messi con la contrattazione con questi? Come siamo messi? Che ancora mi devono dire cosa vogliono per la VTFUG. Vedi adesso. Perimetro è stato fatto. Il? Perimetro. Sì, 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 sì. Tutto a posto, abbiamo mandato anche l'interdetto. Ok, ok. Vediamo, c'è ancora l'interdetto, no? Com'era il civico? 609? Te lo dico subito. 905. 905. Sì, sì. Io non capisco perché mi si vede così male. Cioè, io pure non ho mod grafiche. Peccato che non si può mirare da abbassati. No, però se ti appiattisci contro la macchina, in teoria. No, in tutti i casi. Ti fa alzare in piedi. No, c'è un moto, aspetta. Ecco, andare, ragazzi, l'ho impuntato. Per motivi di sicurezza, devi però che non facciamo nulla. Se ti metti qua, alzi un pochino la testa, già punti. Vicino allo sportello ti devi mettere. Alza soltanto la testa, senza mirare, diciamo.
collega, siamo da 20 minuti in sta contrattazione. Cioè siamo arrivati qua ai 35, sono 55, dai. Poi però ho avuto il tempo allora, di fare il porto d'arma. Allora vogliono che prendano lo stagio, lo portano a Piamanti e poi lo rilasciano. No, negativo. Il problema è che non si può fare a livello di protocollo. Modalità tryhard. Tryhard, insomma. Diciamo... Ho aumentato il DPI. Voilà! Sembra una scena in stile la noir con sti colori. Eppure non ho mod grafiche messe. Faccio un 360, ui, fatto. Basta. Auto Vummarola. Sì, ma non capisco perché in realtà mi si veda così. Se vuoi portare l'ostaggio in macchina ti devo seguire a ruota, non posso lasciarlo scappare con voi, assolutamente. No, lo lasciamo proprio lì su, lì, davanti alla casa bianca. Ma dove sta la casa bianca che lo lascia? Allora, ma ascolti, l'ostaggio lo fai uscire fuori, fai così, tu arriva con l'ostaggio puntato fino allo sportello, fai salire il tuo compagno, sali tu e mi molli l'ostaggio lì, facciamo così. Allora, facciamo così. Allo sportello. Lo perquisisci. Bravo. MSA attivo. Non lo so. Dopo vedo. Finita la scena qua vedo. Mirko, se ti ricordi anni fa quando nei server c'erano anche le malattie, la tosse, il mal di stomaco, la rosacea? Però queste cose non si vedono più. Io mi ricordo quando pioveva ti pigliavi la tosse perché stavi sott'acqua. Vero.
allora, che dobbiamo fare? Andiamo alla mente. Adesso sono andati là. Non è una puttato, guarda che puttato che c'è dietro. Ma che cazzo? No, vai, vai, non devo pittare, vai. Vai, va. Vai, 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 vai. Guarda che c'è il cambio fino a dove va. Puttana Eva, che botta. Collega si è capottato e è scappato. Ma con il nostro rapinatore, quelli sono dei pazzi. Oh, la gente, oh. Mi segua. La gente. Perfetto, la devo mettere in stato di fermo per la sua sicurezza e la mia certo, sicurezza. Certo, sì, certo, giri certo. Pure, per favore. Certo, certo, certo. La metto soltanto in stato di fermo, non è un arresto. No, no, no. Mi segua alla volante. Oh, ho bisogno di cure però, eh. Adesso mi ha fatto volare dalla macchina, oh. I bastardi. Ok, ok, nessun problema. L'ostaggio è con me, lo porto in centrale. Negativo, vieni con noi. Perché ci deve supporto. Lascia stare l'ostaggio, dacci supporto a noi. Devo salire? Il problema è che è ferito grave. Non lo posso lasciare qua, capite? Prego, salga pure. Non riuscivo, va bene. Ah. Distaccati. Check radio, risorse umane. Check. Ma possono strattonarmi dall'auto? Ma sono pazzi. Un attimo solo. 10-5. Non ho capito. Ripeti. Sei ancora in rapina? Sì e no, sto portando l'ostaggio in ospedale. Ok. Il collega delle risorse umane è qui in radio. Due terra forse, tutte due terra forse. State in silenzio dei 10-3, 10-3. Scusate ragazzi, ma eravamo durante la sparatoria. Mi sposto in radio 1, così almeno siete più puliti in radio. Ah, voi. Grazie, vabbè, le ho atterrate tutte e due, a posto, grazie. 10-4. Scusatemi, raga. Nessun problema, noi ci spostiamo in radio 1. Grazie. Ok, sono stati presi. Allora. Meglio, guarda, mamma mia, erano proprio tremendi. Ospedale, ospedale. È qui di fronte? O no? È qui sopra a destra, mi sto sbagliando. No. Ah, no, no, è a sinistra, vabbè, giù là. Facciamo prima che io purtroppo... Se mi dicevano, lavora a Paleto, so tutta a memoria di Paleto. Ma cazzo sta l'ospedale qua? Oh, madonna mia. Qui è 201 dovrebbe essere. Ma no, prendi Mardesk. Vediamo un po'.
Mandana, dove sei? Mandana! Di fronte all'ospedale. Ma che non è segnato sul GPS? Mandana! Qua. Aprimi lo sport. Ok, mi segua. Sì. Ok. No, però quando... Aspetta, mi faccio un check-in, eh? Un attimo solo. Prima la devo perquisire, sempre. Sì, 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 facci. Ok, nel borsone ha qualcosa di legge? No, può controllare tranquillamente. Ok, nessun problema. Allora, le levo le manette. Ok, faccio il check. Ok. Sì, no, è qua, l'ospedale è qua. Salve. Mi sa che lo devi avvicinare di più al mobile. Cosa? Devi portarlo proprio qua sotto. Sì, lo so. Andiamo, gente. Ok. Salve. Madonna, 14 fps faccio. Andiamo? Sì, poi ditemi che non, non devo ammazzarlo, ragazzi, no? Sì, va bene, sì. Vabbè, se vuole venire via con la sua, andiamo? Sì, lascialo. Che appena torniamo. C'è casa Muno? Io sono in Adamuno, giusto? Io non mi ricordo più. Vieni avanti. Madonna. No, era solo per sapere il vostro stato. Sì, sono con l'ostaggio che l'ho appena portato in ospedale. E adesso arrivo. Ciao Malenia, mamma mia. Ma c'è qualcuno al 1033? Vuole sporgere denuncia per caso? Ma come negativo? Essere appignatori? No, perché alla fine se l'avete presi, se non l'avete, cioè se ce l'avete. Va bene. No, ci sono loro. Ma io devo addestramento la accompagno dove? Sì, sì, io stavo al Pearl quando mi sono stato preso. Lì c'avevo il camioncino che sono il direttore dell'import, quindi stavo facendo una consegna, ma durante il lavoro mi hanno preso. Ok. Santa Monica. Madonna mia. Obiettivo, avere una scheda video nuova. Non posso fare 14 fps. No, ma devo anche togliere qualche impostazione, Gesù Cristo. Qua ne faccio 67, ma là ne facevo 14. Ok, signore. A posto. Ultima cosa, le chiedo soltanto un documento di identità per compilare il rapporto e poi può andare. Non ho capito, perdono, mi le chiedo soltanto un documento di identità. Sì, certo. Tengo qui.
ecco lì. Perfetto, a posto, la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie, gente, gentilissima, sa. Ma vada via qui. Come tutte le città popolate dove c'è tanta gente, il PC sforza e faceva 10-20 FPS. Qua sono loro due e sono 70. Quello sì, è vero. No, ma hanno messo roba veramente pesante, poi l'hanno tolta, poi l'hanno rimessa, poi non si sa, boh. Ho anche lavorato al Monza Garage su Impero, già che ci siamo. Ascolta, ci sono i cinesi di colore e ti meravigli di una russa monzese. Porta al garage del Berger, no? A parte che Porta è bergamasco e già mi sta salendo il nazismo. Madonna mia, ma cos'è sta nebbia che vedo solo io? Mi ricorda la nebbia che c'era su Eden Life nella nello sceriffato. Madonna santa. Tu parlare di me, bella bioda, io esserci. Ci neglo. Mia madre. E qua hai messo madre, hai messo la R. Inese, mio padre, essere sculo. Ma non essere colpa mia, tu perdonale me, no, io non perdono te. Io sapere te l'azista, ma io essere bravo cinese. Allora. Ha già sbagliato a fanculo. Allora, desk. Allora, devo vedere se c'avevo il coso attivo nelle opzioni. Allora, grafica. No. No, però levo anche l'FX AA. Ok, dovrei essere a posto, in teoria. Oh, ma tu... Dimmi. Sono gli altri che sono in fondo? Dove? Tech-Suzuki. Quelli che erano con te alla rapina, dove sono? Non lo so, perché io ho dovuto pensare all'ostaggio. Ok. Però, da come ho capito, li hanno abbattuti. I colleghi nostri hanno abbattuto i nostri colleghi? No, 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 al contrario, i nostri colleghi hanno abbattuto quelli. Ok, e dove si trovano mo? Carcere? Probabile di sì, perché poi mi sono spostato in Radio 1 perché se non facevo l'intasazione. Ok, e quindi perché non mi rispondono in radio? Vediamo un pochino. Check radio, quelli della rapina del 905 mi rispondono? Check. Solo tu, balla like. Ah. No, infatti è vero.
densità, via, e anche la varietà popolazione. L'ho zerata. Quanta? Facciamo così, vediamo un po'. Allora. Sì, beh, tu calcola che una volta su FreeRM si giocava solo così, tutto al minimo. Ma perché non era... come dire... non era... ancora perfezionato per i dettagli alti. Vabbè, fammi rimettere la radio 1. Radio 1. E... a sto punto io... Check Radio Maverick, ci sei? Avanti. Andiamo in Adam? Sto tornando ora in centrale. Ok, ti aspetto in garage. Daryl. Sta a fare accademia, immagino, Logan. Devo dire, a questo dipartimento non ci sono teste di cazzo. Devo dire la verità, eh. Va bene, cioè, della serie... I tagliardini ci sono, per carità, e quelli infatti stanno nella SWAT, li lasciano lì, e buona, stanno per cavoli loro. Però per il resto... tutte persone... piacevoli conquistare, dai. Mi siete tutti in Adam 1. Ok, ci sono. Basta. Regolare, guido io. Mi metto dietro? No, tu ti metti dietro. Andiamo, va. Allora. Andiamo a fare Adam 1 10:50, capo pattuglia. Madonna che nebbia, di nuovo. Nebbia? Ah, ecco. Aspetta. Fammi mettere quella normale. Ah, c'è sole da me. Anche da me. Ah, a proposito, prima che vada in occhietti il boss, gli devo mandare gli occhi miei. Cioè, te li stacchi e glieli mandi? Sì. Vuoi mandare gli occhi miei? No, gli devo mandare una scannerizzazione dei miei iridi. Delle tue iridi? Vabbè. Non commento. I miei iridi? Le tue iridi? Sono belle, sono verdi. È affascinato il capo. Wow. Sì, sta facendo un progetto su come... Vabbè, sì. Vabbè, quella roba là. Perché costa. Certezze ci sarà! Quando è tutto, bene stare in pace! Ma chi è? Che cazzo! Ah, hai zippito? No, ti prego, no. Tira avanti. Cioè, lui tira avanti. Ma è un collega. Ma è, sembra un collega. Sì, sì.
Non c'è un'anima viva. E mo arriva il capo. Cioè, mo, tra un'ora. Entriamo nel south. Cosa sta facendo il signore? Che bella cresta, signore. Ma come la mantiene alla sua età, poi? Signore? Signore? Non ti sento, signor. Oh, bello. Caro. T'ho carato. Oh, non ti sento. Ha fatto doppio zero. È la farina. Farina doppio zero. No, ancora no. Devo dire sensational. Ma poi io ci rinuncio, signore. Non ci provo più. Parti. Tipo chi potrebbe essere secondo te? Ora mi sento un arrivederci. È stato un piacere. Io dovevi dire. Sì, sì. Averla conosciuta è stato un piacere. No, non è Matteo KS. Basta, mi metto la sportiva. Minchia, era quasi perfetto. Ehi, Ballas, va a far culo. Check Ballas. Check Families. Prince Wayne, ho ancora tua 9 mm. È tipo che abbiamo seguito prima. Poco fa. Oh, mi sta a cadere palle, sincero. Sai. Open bar, andiamo, 574. Non è un'emergenza effettivamente, ma che ci penso. Allora, andiamo. 574, mi si stanno mosciando sempre di più le palle. C'ho i coglioni amareggiati, proprio stagnati per bene. Pump Tecas. Che chicchi di mais. Oh, ma niente oggi pomeriggio, sono due rapine hanno fatto ma un pomeriggio intero. Ma tipo i pump tecas, i chicchi di mais, i pomodorini, i succhi a mila punta, non ci sono, eh? No. I spariamo ai fermi stradali, neanche loro. Neanche loro? Dopo la botta che gli ho tirato ieri in gamba non ci sono più, peccato. Non osare, che l'ho visto in faccia, non osare. Non osare. È l'SPD a costi.
venga la moto, scende dalla moto, venga dietro la pattuglia e siamo a posto. Ci vuole molto fermarsi? Eh? Ci vuole molto fermarsi? Mi sei venuto dal culo, ma hai spinto più avanti. Ah beh, effettivamente tu hai iniziato a fermare qui e non là indietro. Dove hai iniziato a impennare. Riesco a scendere. Salve signorina, buongiorno, tutto bene? Spero sì, ok. Mi fornisca un documento, per favore. Pure. Pure? Cosa vuol dire che facciamo un fermo? Le porto una torta? Collega, ha una torta per caso? No. Se la portate dietro in base, è un fermo, dai, dovrebbe sapere. Quella limone per caso, quella del molino, limone, ce l'ha? No, eh? Facciami uno simpatico, guardi. È sulla sta moto? È prestata. Chi? Ragazza a parcheggio centrale che devo andare a fare i documenti. Ok. Quindi si vada a cercarne, non è rubata, vero? Io spero di no. Lo spero pure perché io per lei. Potrebbe diventare un problema. Calcolando che risulta un veicolo preso dal concessionario a Paleto ed è scomparso. Signore? Si giri pure, dai. No, aspetti. Almeno mi faccia raccontare la favola. Vabbè, e poi ascoltiamo la storiella almeno, dai. Vedi, un po'. A me la storiella mi capisce, meno male, vedi. Dai, vediamo, se mi convince lasciamo andare. Se mi convince. Però aspetta, la racconti. Devo farla divertente o triste? Allora, sicuramente sarà una storia triste, ma la renda divertente. Veritiera. Facciamo una voce triste, però. Tipo, hai presente i TikTok dove racconto le storie finte? Sì. Ecco. Ma io non sono un TikToker, sono fallito. Va bene. Mi hanno prestato la moto per andare a prendere i documenti, sono fallito. Va bene così. No, eh? Sei andato, colleghi. Ciao, buona giornata. La moto no, non se ne va però. Esatto. Andiamo a prenderci sto open bar. Ma sta risalendo veramente sulla moto dopo che gli hai furata in faccia. Fin quanto non scoppia può andare, dai. Mi sono assicurato che pure l'altra sia scoppiata. Bella clip questa, Joker. È quasi perfetta, l'hai fatta. Non potevo farla perfetta con questa velocità. Andiamo. Questo è il locale che ho sempre voluto per l'Hotel Moscow. Non vedo un cazzo. L'ultima versione del Galaxy che hanno fatto. E ho problemi di vista. Non vedo. Vado a memoria, sai, non vedo un cazzo. Ok, è presente quando ho detto poco fa: questo è il locale che volevo per l'Hotel Moscow. Non lo voglio più. Come non vedo? Provi a mettersi nella prima personalità. No, aspetta, non posso vedere quelle cose. C'è colleghi? Voi vedete? No. Ok, ne manca i miei colleghi, vedono. Facciamo che io aspetto fuori, va che è meglio. È un peccato che non si dà bene, perché praticamente questo locale c'ha, come dire, il reparto sado. C'ha l'angolo sadomaso che è fatto veramente bene. Ok, grazie. Te faccio 24 fps. Gesù Cristo, 24 fps. Faccio un cazzo. Si può entrare? Sì. Ah, ok, no. Chiedevo. Ma quello è la versione vecchia. Pesante, sì, è pesante. Ma questa qua dovrebbe essere quella fatta da quelli di Five Devs che
è molto bella. E sulla 6.0 d'impero l'avevo vista, era spettacolare l'aggiunta che hanno fatto. Ma questa è perché non è compatibile sicuramente con la game build che c'hanno. E questo, certe cose si vedono, no? C'è chi carica, c'è chi non carica. Ah, c'è da dire che qua c'è come locale questo qui che è mappato, più il negozietto lì che è mappato dalla Vapor Art. Jack, collega. Jack. Lei non ha approfittato open bar. Non vedo un cavolo. Manco noi, sia per quello. Ma non perché non vedessi, perché faceva schifo. Cioè, facevo schifo lì dentro. Perché non vedevo e basta. Sta macchina accesa? No, è appena arrivata la ragazza, vero? Sì, sì. L'avevo vista ieri ad una spartoria, lei. Non so perché era venuta. Ah, era proprio quella della sparatoria, sai? Sì, sì, è la ragazza della sparatoria. Cioè, non che ci ha sparato, ma che è venuta di tipo... What? Sì, 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 sì. Guarda Devastate. Andiamo. Leviamoci dal cazzo. Madonna, mi sembra di avere quelle mod grafiche da tryharding. Praticamente il cielo è totalmente nero. Non capisco il perché mi si veda così. Ed è una rottura di palle. C'è proprio una cosa che non sopporto quando le cose si vedono male. Oh. Oh, oh, oh. Beh, già una figa. Ci sono degli ostaggi all'interno. Che succede? Aiuto! Gente, una testa in maschera. Aiuto! Ecco le armi. Sì, le armi sono sempre carine, no? No, assolutamente. Scusate, per favore, che controlliamo il volo, perché magari è una festa in maschera veramente, oppure è una rapina. Questa è una cazzo di rapina. Vedi, non è una festa in maschera, allora. Che volete fare? Cosa vogliamo fare? Io ammazzare gli ostaggi, prendere le bottine e scappare via. Poi raccomandato da 4 soldi. Negativo. Non mi piace. No, non mi piace come idea. Non mi piace come idea. Non ti piace? Allora trovo una cazzo di soluzione, se no vedo quello con i capelli rossi, l'ammazzo io. L'ammazzo. Puoi vedere? Io mi chiedo come facciano a tenerti qui. Non serve, non serve. Siete in due? Noi siamo in due. Sì. No, siamo in tre. Ok. Bandana, se vuoi venire, vieni. Voi quanti siete? Io ci 20. Io c'ho 4 ostaggiamenti. Banca dalla piazza centrale. Sì. Arrivo. Cosa? Contati, siamo in 10. Ok, io c'ho 4 ostaggi. Ogni ostaggio un collega via. Bandana! No. Oi. Vieni, mi servi da sti rincoglioni. No, la contrattazione la facciamo in due, non solo lei. 1033, tu stai lì. Io sto andando una rapina. Numero uno. Davvero? Certo. Ogni ostaggio. Stiamo andando a pattuglia insieme? 3 agenti. Devo fare un ostaggio per la via di fuga. Dico dopo, quando ha fatto. Ok. Dai, è andato molto bene. Comprati l'altro, se non ci senti più. Che hai fatto? Avete bisogno... Qualità fisica, radio 0.2. Sono 3 persone. Sì. Ripeta un attimo. Sì. Sì. Essendo quello mi continuano a parlare di sopra. Sì. Ok. Check. Quindi siete in 10. Sì, vale la like, hai bisogno di uno speed. Ok, perfetto. Allora, passa. Come veicoli c'hanno un Africa Twin. Ok, perfetto. Allora. Un'auto normale, allora. No, non serve la speed. Vengo numero con la stanza normale allora. Voi siete in 10. Sì, sì, sì. Il totale della contrattazione è così. Restate in 3 con una sola auto.
Restate con una sola auto, però. Tre ostaggi, restati in quattro. Una battuta sola. È un ostaggio per non sparare. Sì. Con quello che tu vedi alla sedetta, è una BMW RB4G. La moto bruciala. Ah, perché già sulle strisce rosse, la sequestrerò. Sì, sequestrerò, sì. Immagino che il signor con i capelli rossi non gli dispiacerà, vero? A posto, oh. Ok, ha fatto bene, perfetto. Ok, meno 10.000 dal suo conto. No, allora, no, innanzitutto tu fatti i cazzi tuoi, no, nessuno qua c'è questo veicolo, ok? Salve, buongiorno. Oh, ragazzi, sto contrattando io, voi mettetevi di canto, per favore. Non davanti. Quindi, finale della contrattazione. Tre ostaggi usciranno. Voi restate in quattro. È una battuta sola. È l'ultimo ostaggio per la via di fuga. Allora, due ostaggi per rimanere in quattro agenti, un ostaggio per togliere una pattuglia e un ostaggio per la via di fuga. Mi piace questa contrattazione, tu sei un agente che secondo me dovresti fare il capitano andamento. Oh, non mi guardare che ti sparo, ah. Non mi guardare, ah. Signori, sono senza armi, tolga pure lei. Oh, non mi guardare, ah. Come eravamo prima, senza armi, signore. Ok. Allora, sì. Quanto vi manca più o meno? Un attimo che controlliamo la cassaforte. Sì. Oh, non già parlate. Che c'è. Non parlate. No. Perché stai parlando tu? Perché? Fermo, non punti ostaggio. Una volta si faceva evoluzione. Ti ha guardato la gonnellina. Mi ascolti un attimo. Oh, secondo te com'è? Signore, mi ascolti un attimo. Oh, è arrivato il mio fratello. Allora, i primi due ostaggi devono uscire perché noi siamo già in quattro. Ciao Biondora. Oh, ma sei bene. Allora, ascoltatemi un attimo, per favore. Raffinatori, mi ascoltate? Allora, stai zitto. Oh, sei zitto, stai zitto. Ha detto stai zitto. Oh, stai zitto. Signori, i primi due ostaggi devono uscire. Siamo in quattro. Sì. E cosa mi dai in cambio? Cosa ci fai? Siamo in quattro, al posto di essere in 10. Quanti? Dieci. In 10, siamo in 3. In 10. No, hanno paura. È una figa, signori, è una banca, non è un negozietto. Figa, sì, di uno. Una gran figa, anche la bella la vera. Sì, avete ragione. Guarda, vuoi vedere come fa? Quali fa un sacco di rapine. Una domanda, signori. Ma com'è che questa volta sono loro gli ostaggi e non i rapinatori? Comunque tirate fuori due ostaggi. C5. Ho detto all'8 e 14 è startato un negozietto. E noi siamo quelli che siamo. Cioè, siamo soltanto noi quattro. Aiuto! Esatto. Porca puttana. Tu vedi? Sì, ragazze, okay. No, le ragazze no. E lui è venuto qua a prendere. Lui è lui. Fuori, a sinistra. Perquisitele, questi sono criminali. Ciao, perquisitele. Sì, sono criminali, guarda. E venite tutti in tocco. No, Non ce l'ho qui, ce l'ho a casa, ero venuto solo per prelevare. Me ne stavo andando, mi avete pure sequestrato la moto, quindi devo pure pagare 10.000 dollari ora.
Me ne vado a piedi. Come? Cognome? Johnson, mi scade il 28-02-23. Night 24. Ok. Perfetto. Ma credo che stiano puntando in oraggio. Aspetta un attimo. Come va? Come faccio? Dato la moto. Hey. Guys, il signore va alla pistola ma il porto d'armi ancora. Ancora ma noi ce ne stiamo andando, cioè ce ne andiamo, ci prendiamo una macchina e ce ne andiamo. Non puntate ostaggio? Okay. Dai, andate. Con quelle macchine. Allora, uscite ostaggi? Ostaggi siete puntati, fermo, uscite. Fermo. Biondo. Ti manca un ostaggio. Ma ha avuto giramento di scivolate. Vabbè, te lo conto come se avessimo tirato fuori. È lì. Puntate, ostaggi. Ok, sì, un veicolo, venite tutti da me. Tutti da me. Ma sta guidando lui. Fatti guidare a me. E continua a essere puntata. Salite. Veloci. Andiamo. Ci siamo. Sì. Regà. Quanto cazzo dormite? Sono andati sopra. Sono sopra. Sinistra. Sono sopra. Dimmi come li hai visti. Bandana, sei proprio uno sveglio che ti metti davanti alla macchina e ti fai investire. Ti dico, veramente, sono Bandana. Sopra e questi ti scappano adesso. Bandana, ti prego non venire mai più alle rapine. Ma devi, che cazzo così. Vuoi che sono partiti? Dormi, subito. Stai dormendo, Bandana. Io sto dormendo. Metti davanti alla macchina e ti fai investire. Vieni pensa di non salite. Ragazzi. Madonna santa, Bandana, scendi a sta Adam subito proprio. Pazienza, dai. Porca troia, si dormi. Tanto onestamente, con quello lì, se vincevamo se vincevamo andavamo in caffetteria a prescindere. No. Perché? Non conoscevo. Già stare, va. Come se già scendi. Non avessi precedenti. Che devo fare, scendere? Scende, non sei da Adam. Cambia la macchina che distrutta. Fanculo io. Dorme come una merda. Ma era scontata come cosa. Ma sì, ma lui si mette davanti, porco. Dillo che sei nell'occhiati, dillo. Porco dillo. Dio. Bravo. Tanto lo dici più di me. E sono tornati. Minchia, non vedevo l'ora di fare. Non per levare ancora. Tutto a posto. Ma ti devo palpare. A me. Oh! Sì. Qui. Si è fatto rapire, testa di cazzo. Che cazzo vuoi da. Vabbè, va, tanto vado. Quale motivo? Perché mi stavi sul cazzo. Perché era sulle strisce rosse, mi spiace. E beh, dimmi, sposta il chef. Dai, tieni 10k. Sapete, no, eh. Ah, no, quello no. È la mia vena lampeggianti, dispiace. Sì. Io vedo vedi che accesi i miei lampeggianti. Sì. Infatti, ciao. Infatti il codice della strada dipende da questo, giusto? Eh? La polizia può fare come cazzo vuole, giusto? Hai capito tutto la vita. No, dai, ti do 10k. Ragazzotto. Nate. Ma vediamo. Sì. Nate, vieni. Grazie. Au revoir! Ma che state facendo? No, i colleghi che dormono. Pirriziotti? Vogliamo rifare l'inseguimento? Ma vi abbiamo già seminati. Vabbè, siete tornati. Siete voi testi di cazzo. E voi perché siete fermi qua? Perché noi abbiamo perso. Siete tornati voi qui ora. Ma non siete mai partiti in realtà? No, sì, siamo partiti. Sì, sono partiti. Ah, però vi abbiamo perso. Avete investito i colleghi. Siete proprio scarsi. Affanculo che di. Spiro di merda, seguiti se c'è le palle. Dai, stronzo. Pu, obime. Vai, break! Mamma mia! Oh no! Oh, questo mi sta facendo a me, oh! No, vai, sta tirando fuori il grappler. Poi ci attacca il grappler? Lo sapevo. No, non va, vai tranquillo. C'è, ma non va. Va là? Io non capisco perché lo si mette sto cazzo di grappler, tanto non funziona mai. Ah, ma spesso e volentieri funziona il grappler, che
quelle va quando vuole. Quelle poche volte che prendo l'auto non lo metto mai, tanto più delle volte, ripeto, non funziona. No, fidati, spesso volentieri va. Te lo dei tipo... Sì, sì, sì. Sì, sì, opa. Il problema è che poi si lamentano che li pitti, è quello. Partite pure, non era volontario. Sai quanto mi incazzo se mi sparano dal veicolo? Sì. Mi tengo buttato. Ah, sei già pronto? Io ho già l'arma in mano. Vabbè, quello anch'io. Fermi, criminali, siete puntati. Da Milano a Napoli li stai puntando? Sì. Pure Oriol Serio, se vuoi, Bergamo. Ok, ci vediamo di te. Siete puntati, fermi. Non funziona così con i criminali che si devono fermare tipo quando li punti per rapirli. È il contrario. Ah, ok, solo nei rapimenti va. Ah, peccato. La polizia non si devono fermare, è vero? No, però sono, cioè... Sì, sta trollando, cioè... Ovvio che non sono a 100 metri da me, vuoi che si fermino? Ma dai, per favore. Bastardi! Che poi dico, hai fatto una rapina, torni sul posto. Ah, ecco. Eccala. Lo so, io l'ho tecnica. A scendere. Io sono 16, no? E io il blocco uscita, sincero. Mi metto in 5 quarti e andiamo. No, no, sali. Salite, che questi non c'entrano molto probabilmente. Vedi? Arma. Tanto non c'hanno. Gancialo. Non va. Si aggancia. Perché? No, non ti aggancio, non va, è inutile. Ora scendono. Non dalla macchina, ma dalla... di piano. Dio santo, ma perché ti sei fermato proprio di fronte a loro? Non ho spazio, è ovvio che vincono loro se scendono per prima. È normale, che vincono loro. Loro scendono, tu devi fare il giro dall'altro lato. Non l'ho fatto, io ho fatto due. E avere spazio. E tu mi fermi l'auto a fianco, così, e loro sono già fuori. È normale che ti fanno, perché tu non hai il tempo di scendere, di avere l'arma, di puntare con l'arma e tutto. Io si due dire. C'è una cosa che sono le basi. Mai fermarsi a fianco, mai fermarsi a fianco. Via. Anche perché giustamente il pilota è leggermente al sicuro, perché comunque. No, ma il fatto è questo, che il guidatore è protetto, perché giustamente appena scende può mettersi al riparo. Ma il capo pattuglia che sta a fianco è la prima che abbattono, perché ce l'hanno proprio davanti. È quello il problema. Ma dobbiamo aspettare quasi 5 minuti qui. Però, cioè, sono proprio le basi. E sono agenti in terza.
Boh. Ho capito che non sono donna da scuola e non posso pretendere nulla, ma sono le basi, cazzo. Avrei potuto fare M spostati di sedile, scendevo da dietro, ok, ma ci mettevo molto più tempo. Vabbè, è andata così. Non ho voglia di lamentarmi più di quello che già è successo. Vabbè, aspettiamo. Manca ancora un minuto. Che ore sono? Sono quasi le 5. Oggi giornata Epic Games regala un titolo. Che titolo ci regalerai, Epic Games? Andiamo a vedere. Che titolo ci sgancia? Ok, chiama NPC. Dakar Desert Rally. Ok. No, no. Dakar Desert Rally. Praticamente il Dakar. Come il Parigi Dakar. Bello. Opa, fate schifo. Fate solo io un tango. Ma vada via che... Ma non ti puoi fermare di fianco a loro, io dico. Fai il giro piuttosto. Ma voi seriamente giocate così safe? Ma che voi safe? Non ave... Ma che poi tu giochi main blitz? Come fai a dirmi di giocare a... Cioè, giocate a safe? Tu devi droppare davanti a loro. Devi essere unexpected. Ma Blitz, porco Giuda, non gioco safe. Vado sempre appunto in attacco. Ho capito, ma quello... Ho capito, ma... Manco voi. Ho capito, ma non è che funziona... Cioè, le basi è... Non ti fermare a fianco, fai il giro, cacchio. La prima persona che puttano è proprio la persona che... Non è
la base. Ma sì che sono le basi. La gente sì, prima. Appunto, bisogna essere diversi nella vita, o no? Ho capito. Ma... Ah, me la sono portata a casa il tango, cazzi tuoi. Sì, intanto chi ha perso siamo stati noi a prescindere. Ed è un bene perché non volevo andare in caffetteria. Se vincevamo. Ma perché non vai in caffè? Sì, lascia stare. Hanno detto loro in seguimento e io gli ho dato. Lascia stare, va, conosco i miei polli. Ancora. Ma siamo semplicemente in quattro oggi? Boh, saranno a fare addestramento gli altri. Madonna. Che palle sto grabber. Ma è inutile, io non lo metto, ripeto, io non lo metto a prescindere, è inutile. No, non funziona. So che sono sceso dalla macchina per troppo tempo e non va più. Tua mamma. No. E niente, l'ha rimesso. Ma fammi salire! Madonna santa. Eh? Dimmi. Prendo a calci in faccia adesso. Mm-hmm. Provaci. Toh, affanculo. Perdo. Affanculo. Entra, guarda dentro. Guarda gli interni. Top, ma fa culo. Ti dia 5 vi like. Ma fa culo. Ti dia 5 like quando il tuo amico si dice di guardare un reverso. Della... Però solo che c'è una pistola, una granata. Non una. Ho detto meglio. Una volta anche ho detto meglio. Però la granata era top. Fermati! Mingo serve, cazzo, Mingo serve il giudice. Ciao Mingo, come stai? Viva Ming. Ti sporco il marciapiede, vaffanculo. Tanto no, mica no. Lo pulisco io. No, stai solo scopando. Non mi offendere, no. Ming. Veramente, ti prendo a calci in faccia. Quello era pulito. Ricordatevi che Mingo serve il giudice, attenzione. Ecco, giudicali veramente. Ma perché ci mette il fumo verde delle ruote? Ma che cazzo ne so? Non è verde. Che... Il fumo. Io lo vedo verdino, che colore? Io non vedo il fumo. No, è grigio. Ma davvero? Vabbè, sarà il riflesso della pioggia qua. Ah, perché c'è la pioggia verde acida. C'è la pioggia. Sì, infatti. Oh, perché c'avete tutti la pioggia verde? Scusate. Mi manca questo, c'avete la pioggia di Halloween. Lo vedi quello? Chi? Quello lì. Il biondo? Ming, Aspetta che lui sta sempre a pulire. Ecco, pensa che io lo conosco da un bel po' di tempo. E ti dirò, è un capitano con i controcoglioni in realtà. E perché non va in polizia? Ma resta lì? È semplice. Scimmie. Ah. Ma chi era quello nella tua chat? WC in the chat. Cioè lui. Oppa pa, pa. Ollare ollare. Sai che abbiamo visto uno che voleva girare. Abbiamo visto sì. Quello gli manca uno sportello. Quello non lo fermo. Che cazzo si guarda? Chi si guarda sto stronzo? Cosa si stava guardando? Perso. Abbiamo veramente perso una macchina che fa scoreggio. Al posto di fare caso. Non lo penso solo io allora. Ok. Non so come l'abbia toccata, ma va bene, questo in moto, vabbè, Italia. Niente. Oggi non sono bene di guidare, sono proprio stanco mentalmente e fisicamente. Camperiamo. No, scherzo, non è camperare.
è giocare educativamente. Io gli sto insegnando l'ordine e la disciplina. È appena passato un tir. Dalla radio. Sì. Ma ci sta, eh. Ok, colleghiamoci sul sito di Epic Games e riscattiamo il gioco in regalo. Ovvio, signori, seguite il suo tutorial. Desert Rally in regalo. Desert... come? Dakar. Desert Rally? Mm-hmm. Dakar Desert Rally. E settimana prossima la trilogia dei vecchi Fallout per l'ennesima volta. W's in the shop. Ma cosa ne pensate di Call of Duty? Non ci gioco da un bel po'. Niente, interrompo il discorso perché potevo dire qualcosa di veramente bannabile. Ma semplicemente a me di COD mi piace soltanto la campagna e basta. Pure a me, oh. Perché la gente si butta sotto l'auto? Perché? Signore? Tutto bene? Tutto bene, signore? 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 Oh, sta affollando. Signore? Signore? Ok. Fermati. La gente strana. Fermati, assicuriamoci che stia bene. Perché ci gira attorno la corvetta? Signore, tutto bene? Buon passaggio. Ma lei sia lontani. Tenga la benda, signore. Si allontani gentilmente. Devo dare un passaggio a questo. Ah, va bene, si allontani gentilmente. Tutto bene? Non... vabbè. Ci ho tirato una band, sei a posto. Ciao. Ma quello fullava, cazzo. Aveva fatto addirittura slash me gli gira la testa. Portello. Portello, sportello. Smart che guida come non so cosa. Sì, quello sì. Come cazzo guidi? Va bene, va bene. Va bene. È un stracazzo. Va bene. Ciao. Ma come cazzo guidi, Nate? Io come guido? A 50 km orari sto guidando. Ho capito, destra e sinistra, mi sei salito sul marciapiede pure. Io. Sì, tu. Boh. Proprio tu. Io, fratello. Oh, cagato il cazzo, scusa. Dai, fermati, dai. Di questo l'abbiamo fatto apposta, dai, scendi, vieni dietro la volante. Vieni pure dietro la volante. Dietro la pattuglia, grazie. Dietro la pattuglia, grazie. Ok. Buongiorno. Salve. Può favorare, favorire il documento? Sì. Aspetta. Lo passo subito. A lei. Come ti chiami? Miller Mike. Miller, sì. Scusa, Mike. Come mai ci giri attorno continuamente? Non lo so, non ho niente a fare. Va bene, ti diamo un'idea pericolosa. $5,000 di multa. Sì. Ci stava. Accetto. Posso, arrivederci. Arrivederci.
Ah, a proposito, hai visto quando si può più fare la cosa della cauzione? Sì. A quanto pare io devo stare lì a sbattermi con gli per 40 minuti. Ci sta, l'hanno deciso loro. A quanto pare il lavoro di un poliziotto è portarli in centrale. Cioè, evidentemente il lavoro di un poliziotto è tenerli in carcere. No, più che altro perché facendo sempre la roba della cauzione il carcere non servirebbe a niente poi. Ho capito. Ma io ho letteralmente esplicitato che la cauzione la propongo solo quando non ci sono agenti dentro. Anche non l'ho mai proposta di mia spontanea volontà. L'ho fatta solo quando non ci sono agenti dentro perché io non voglio starci da 30-40 minuti, quel che è. È il nostro lavoro. No, il nostro lavoro è stare in città, non dentro una prigione. Non ho fatto il bando agente, cioè guardia carceraria. C'è un bando apposito per quello. E io non l'ho fatto. Quindi posso capire 5-10 minuti. Più di quello io basta. Lo do in mano a qualcun altro. Io faccio l'arresto, lo lascio e vado. Ma visto che non ci sono spesso volentieri, gli propongo la cauzione, semplice. Ho capito, però è quello il lavoro. Prossima appunto. Volta che faccio una sparatoria, droppo safe, così non mi cagate un cazzo. Avete l'obbligo di fare almeno un... Non sta piovendo, signore, non c'è pioggia acida. In realtà c'è pioggia. In realtà non c'è il sole, c'è il sole limpido. Ma allora, c'è il sole limpido. Ma vedo la pioggia io. Io no. Se io vedo pioggia, non è colpa mia purtroppo. Ma che cazzo, scusi, eh? Cosa ho appena visto? Ho visto un SUV essere pittato da sta macchina qui grigia. Ci mandano a fanculo. Agenti, mai a noi? No, a chi altro? E che ne so, non parlate al citofono. Al citofono, sì, dammi 2 secondi che arrivo a suonarti sotto casa. C'è Gigi? Ok. Accosti, forza! Ma per quale motivo abbiamo fatto qualche inflazione? Accosti. Ma il motivo, signore, voglio capire prima il motivo. Te lo dirò una volta che ti accosti. Cos'è che mi deve dire? Una volta che ti accosti te lo dirò. Va bene. Non qui. E dove? Accosta come si deve. Okay. Lato destra della strada. C'ha ragione. Col marciapiede, con le gomme sul... Così, capito? Non per forza, anche sul lato destra del marciapiede. Cioè, della strada. Così? Così va bene. Guidatore, spenga il veicolo, venga dietro avanti. Volete il mio documento, signori? Signorina, vuole il mio documento? Esattamente. Torna sopra. Prego, signorina. Torna sopra, Prince. Grazie. E tu il veicolo, Prince? Brown Will, ok. Hai detto ai tuoi amici come hai perso la pistola, Prince? Ce l'ha prestato un amico. L'abbiamo preso in affitto, questo Monster Truck, per andare a fare una scampagnata. L'ha preso in affitto? Sì. Ok, ce l'ha la ricevuta? No, raccontaglio di come hai fatto l'incidente. Mi hanno fatto la fattura, l'ho pagata. Scappando dalla polizia hai fatto al 95 l'ho fatto. Ai tuoi amici. Al 95? Sì, sono andato lì, ho detto mi presti tuo Monster Truck, ha detto no caro, ti devo fare una fattura però, ha detto ok fammela però lo tengo tutta la giornata, ha detto ok caro, poi lo lasci dentro il citofono. Al 95. Vediamo se ha degli accessori. No, non tiene, non te la devo. L'ho pagato tipo $10,000 la fattura, che schifo che fanno, però lo volevo, era bellissimo. La vostra il veicolo? Un attimo solo. Allora il signore dice che l'ha preso in affitto al 95. È vero ragazzi che l'ho preso in affitto al 95 e l'abbiamo pagato pure fior di quattrini questo affitto. L'abbiamo preso al 95 in affitto. Prince, dimmi la verità e ti do un'arma. Aspetta un attimo, vieni con me. Allora, in che senso ti dà un'arma? Che tipo di arma? Allora, per un fucile a pompa... Questo è il poliziotto di merda che mi ha rubato l'arma. Ah, è lui? Cioè che me l'ha presa, sì. Ah. E perché c'è un fucile a pompa in mano? Questo perché posso fare questo? Poliziotto di merda. Oh, aiuto! Gli ha sparato! Oddio, ti sei fatto male! Non sono proiettili veri. Ma non fa male? Prova a spararmi. No. Fa malissimo. Quindi mi dite la verità? Aspetta un attimo. Sì, è la verità.
Ma la verità, l'abbiamo presa al 95. Va bene, nessun arma. Ma cosa te ne fai di un'arma? Ma siamo gente brava. Alza noi. Le mani, alza ste cazzo di mani. Che è successo? Alza ste mani. Ma quale cazzo in macchina? Scendi con le mani alto. Stiamo scendo. Cosa è successo? Ma questo è impazzito. Scendi con le mani in alto. Dammi un attimo, fammi scendere, che non riesco, sono bloccato. Aiuto. Tirami tutto. No, cioè, io ho dato i miei documenti, signore. Oh, ma non sparargli. No, mi ha chiesto di tirarlo fuori. No, veramente non riuscivo a scendere. Oh, ma poveretto. Contro il veicolo, forza. Contro il veicolo di che cosa? Hai un porto d'armi? Per cosa? Perché hai appena estratto un'arma ad un fermo. Sai che ti posso sparare? Non c'hai. Ehi. Non c'hai? No. Perfetto, ti metto in salita. Signorina. Perché? Io? Dici, ci sento. Check 10-100. Sono solo da solo io qua. Arrivo. E lo soggetto sta scappando in questo veicolo. Dritto in fondo a destra. Madonna mia. Perché alza le mani sta scemonita? Giuro, adesso cambio tastiera, metto quella vecchia che era... che aveva tanto problema nello sterzare e basta. Dai, che due coglioni. Gliela faccio volare adesso. Niente, da quando si è rovinata sta tastiera fa veramente schifo. Consiglio, non comprate mai una tastiera Logitech. Mai. Non prendete mai una tastiera Logitech. L'unica cosa buona che c'ha, l'ha preso USB in alto per attaccare il joypad. O un caricabatteria. O un qualsiasi preso USB. Ma il resto fa veramente schifo. 54 euro di tastiera buttati nel cesso. Non avevo neanche messo il DPI alto. Perfetto. Cioè, veramente per... Sì, beh, Dilex lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere che è meglio. Ma il problema è, dove cazzo sono tutti gli altri agenti? Che prima, quando sono entrato in servizio, eravamo un bel po'. No, no, mi serve veramente gente velocemente.
Dai, forza, bada, dai, ca. Adamo no, è impegnato. Oh, com'è finito? Cosa vuol dire? Eh? Uno l'ho ucciso sul tetto, l'altro è scappato, mi sa, non lo so. Chi è che è scappato? Beh, quello vestito di bianco che ha fatto voi. Porco. Dov'è uno? È qua dentro la macchina. Ma non era mica manettato che ha provato a scappare? Sì, però gli ho sparato in testa. Poi perché... è andato altro? Eh? E perché c'è sparita Adam? Non lo so. Sta macchina? La ti interessa? Aspetta, io vado a prendere quello sul tetto, ok? Bene. Anzi, e meglio che andiamo insieme. Aspetta, cosa, che... cosa siamo qua? 384, 102. Vai, vai, fai di più. Andiamo okay. Sul tetto, dai. Sì, però questo qua chi lo tiene? L'umanità è guardarlo. Dai, dove io? Sto io. Che si è presa la charger, che siamo in 1000 qua. Sicuramente dall'altra parte si sta io. Ma ecco poi tu cosa abbiamo passato davanti le scale? Addirittura su un tetto hanno sparato. Sì, sì, ma tanto ma... ancora qua. Ma è finita? Boh, non lo so. Cioè, in teoria sì, per forza. Ma mi sono trovato alzato, chi mi ha alzato? Io. Ok, grazie. Ma c'è il bianco con l'avete atterrato? Che continuano a passare. Ma quello vestito di bianco l'avete fatto? No, è l'unico che è scappato, però non ce l'ho fatta a farlo più. Ma il motivo dell'ingaggio? Uno è stato un'arma in un fermo stradale, l'abbiamo messo in stato di fermo e ci ha iniziato a sparare un altro. Quello sul tetto avete la jeep, andate a bervi un caffè. No, dai, ripeto, il PR della polizia, abbiamo dimenticato il destino. Però ce n'è uno qua a terra. Che avete sì, sì, ce l'ho io, era quello sul tetto. Qualcuno che converge la rapina al 529? Regà, vi dispiace se mi stacco, vado alla rapina qui. Mi dispiace se mi distacco e vado alla rapina? Vai, vai. Arrivo io alla rapina, civico. Civico. 521. Dov'è l'altro? Qua? Qua in macchina. C'è bisogno di un Adamo, siamo a posto. Ma non attimo nei pensieri io. Vabbè. Fate voi qua. C'è bisogno di un Adam o siamo a posto? Dai che lo tengo puntato. Cosa? Mm-hmm. C'è bisogno di una pattuglia o siamo già con abbastanza pattuglie sul posto? Noi siamo una sola pattuglia. Mi servirebbe un'altra. Quante persone sono? Tre. Ok, con che auto stanno scappando? Un Porsche e una Camaro. No, uno glielo dobbiamo togliere. Ragazzi, qua comunque ci serve una volante per portare via i detenuti. Non so e perché è sparita un'altra macchina. Radio. Thank you.
aspetta. Può avere un avvocato? Perché dice... Mi chiede solo le prove che era su un tetto a spararmi. È un mio diritto, oh, è un mio diritto. Vabbè, è un tuo diritto. Infatti non ti ho detto di no, eh. Ma che cazzo chiedi, può avere un avvocato? Chiedo, non si sa mai. Vabbè. E invece l'altro? È ferito dentro. Facciamo così, io vi chiamo quello che è scappato e poi... Ma sequestriamo il veicolo. Mi liberate, ok? Però come si può prendere? Capito? Un attimo. Ma che palle. Fermo qua. Qua. Adam 2, 10:50. Adam 2, potresti convergere alla nostra posizione? Adam 2. Il Bernissa, fuori dal Bernissa. Adam 2, quindi è 10... È 10 che? Nei pressi del Bernissa. Fuori dal Bernissa. Ci sente? Sì, sì. Ok. Che c'è? Ma frate, ma dai, c'è seriamente. Sì. Sì, ma manca a dire che avevo la pistola, cioè, cazzo, tira pugni di merda. Che me l'hanno pure presa, è arrivato un pezzo di merda e me l'ha presa. Ti pare normale sta roba, non sarebbe così. Chi è che te l'ha presa? Uno per strada, è andato in moto e l'ha presa. Sei serio? Sì, ti giuro. Posso controllare? Controllo, non c'ho niente addosso. Cioè, non posso neanche guardare, capito? Non ho gli occhietti. Sì. Ah, quindi non c'hai neanche... Dai, ragazzi, azione annullata, niente, dai. Perché annullata? Completamente vuoto. Perché annullata, scusami? Che ne so, stavo sottendo. Mm? Stavo un po' sfottendo, mamma mia, un po' di giochi. Ok. No, stavo cercando Suzuki, di capire. Mi senti radio? Check, Suzuki. Check. Filippo. Aspetta un attimo. Sì? Sì? Dove sei? Siamo sempre qua davanti. Tutti e due monitorati. Solo che uno è passato in moto e gli ho tolto la pistola. Tira pugni, non è la pistola. Ah no, tira pugni, sempre qua davanti. Io non avevo tira pugni, non la pistola. Avanti la G1033. Nei pressi del Benis ci troviamo. Io ho tirato pugni, pistola. Ah, ok. No, avevo fatto 1100 davanti al Benis. Aspetta. Ah, bene, perfetto, ora l'addestramento io. Avete bisogno di supporto? No, in realtà ci servirebbe un Adam. Ok, arrivo con l'Adam, sono al 1033, ma ci metto un minuto ad arrivare. No. 10-4. Ho fatto il test. Io vorrei sapere cos'è? Che ci ha inculato l'Adam. Ma il test quale? Non l'ho visto. Beh, dai. Di te alle palazzine a fuoco, la tua voce riconosco. Perché questo cara di vista è diversa dagli altri? È un cadetto. Ah beh, cacchio me ne frega. Perché ti sei arruolato in polizia? Non è un problema mio. Per non fare la mia fine, ok. Quindi mi stai insultando, va bene. Io lo dirò al mio avvocato, ok? Posso farlo? E mi ha insultato, io mi sono sentito gravemente offeso. Questo è terrorismo psicologico. Terrorismo psicologico. Mi dispiace, è un problema suo. C'è addirittura terrorismo psicologico. Io ve lo dico, qui non lo vedo bene. Ok. Ma perché devono tutti quanti cantare in napoletano? Che palle! Onestamente, ragazzi, da origini napoletane che lui... Maverick dove è andato? È andato a una rapina. Ok. Cioè, da persona di origini napoletane, a me dà un fastidio le canzoni napoletane se poi sono cantate da persone che non sono napoletane.
E se sono cantate dalla progressione napoletana è ancora peggio. Con il stato di fermo che gli hanno rubato l'arma, cioè il pugno è libero, per forza, no? Non ha fatto niente. Mi sa dare il civico. Lui non ha sparato, non tipo... ha fatto cavolo. Eh no, l'ho ucciso prima del dovuto. Cioè stava salendo in macchina e l'ho ucciso subito. Arriva. Cioè, vabbè, si può dire che è praticamente innocente quel povero Cristo. E infatti non ha fatto niente lui. A te sei libero. Grazie, tu libero. Ok, liberato. Non trecina, eh. Tre cile, a parte che questi sono tre. Penso che mangiare la cile dritto in carcere con l'ergastolo. E con l'ergastolo, minchia. Sì, sì. Arrivederci. Ciao. Oh, avvisa Will. No, non avvisare Will. Sì, avvisa Will. Non avviso, lasciami andare, Chris. Ma che cazzo vuoi? Io andrei via da qui, ti dico la... Io devi... Cazzo. Apritemi sta porta di merda. Va bene, Filippo, noi andiamo. Sì. Filippo, vieni là da con me, venite pure con me. Sali. Ok, vai, sali dall'altra parte, Filippo. Che puttana. Cadam siete? Che ha scorreggiato? Uno. Che puzza, chi ha scorreggiato? Tu. Io non penso proprio. Bravo. Ok, sono unito da voi. Boh, è in carcere, giusto? Vuole un avvocato, però. Ah, vuole un avvocato? Perfetto. Se sono disponibili, certamente. Almeno vi faccio un po' il culo a strisce. Avete già chiamato gli avvocati, colleghi? No. Oh, cazzo. Chiamate Martinez, se non ci sono... Vabbè, chiamate tutti. Hai un tuo avvocato? Non ho il mio avvocato, cioè ho l'avvocato Martinez, io ho sempre utilizzato quello. Però mi è sempre stato dato dalla Unione della Polizia. Quindi il primo avvocato disponibile. Il primo avvocato disponibile, certo. Vabbè. A dopo uno fa 10:44 per 10:26. Ok, 10:4. Il mio sesto senso dice che una nuova anima è andata via ed è salita in cielo. E che senso? Anche me. Vai, scendi. E che senso? Scendi in cielo. Le anime vanno in cielo. Come le anime vanno in cielo? Sì. Ah, oh, cazzo. Tu vuoi andare in cielo o vuoi andare sottoterra? Io? Voglio andare in cielo. Allora fai sono bravo. Come voi. Adam è disponibile per me. Ti sto chiamando tutti gli avvocati, dammi un secondo. Ciao, Tocano. Tutti gli avvocati sono indisponibili. Indisponibili, ok. Ti ho chiamati tutti. Ti ho chiamato Martinez, Ciupa, Caruso, Gonzales e Golia. Allora fatevi andare in carcere, basta. Vuoi andare in carcere, quindi? Certo, caro. Perfetto, andiamo in carcere. Andiamo in carcere. Dicevi andiamo prima, evitiamo di venire fino qua. Ma che bisogno? Ah, qualcun altro? Ah, sì, è andato qualcuno in paradiso. Hai visto? Sì. Anche ieri qualcuno è andato in paradiso, Andiamo. Rispondi. Dimmi. Sei prestato sul cazzo, dai. Però non ho io le monete. Vi posso cantare una canzone? Vai, canta. Amore tra le palazzine a fuoco, sono stato arrestato e non è bello in fondo, ma penso che questi sbirri sono tutti corrotti. Siete gli sbirri corrotti di merda, dai. Aggiungiamo anche il traggio pubblico ufficiale, esatto. Ottimo. Sì, ma io sì, il traggio pubblico ufficiale. Sì, ma sì, quando sì, vi ho trattato? Adesso. È troppo adesso. Lo spiritoso. E allora voglio un avvocato. Ormai è tardi, ha rifiutato l'avvocato, mi dispiace. Hai detto che volevi andare in prigione, quindi niente, è il mio basta. Diritto, è il mio diritto. Era il tuo diritto, l'hai rifiutato. Ma tu hai detto anche dopo, portatemi in prigione. Perché i diritti se ne vanno. Ed è caduto, certo. Ed è caduto, che ti pensi, che siamo ai tuoi comodi? Vuoi anche un piatto di pasta? E pomodoro, come lo vuoi?
No, pizza. Però sai che cosa ti posso consigliare? Una bella camomilla calda. No, bello. Io sono caldo, bello, sono sempre caldo, non ti preoccupare. Ma infatti quasi quasi dopo che ti mettiamo in cella qua vado a farmi veramente una camomilla. Ma serio? Sai che sto pensando calmati un po'. Ma ti scherzi, guarda, che ci sta ogni tanto una buona camomilla. No, attenzione, 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 guida sportiva. Check radio, Adam. Check, apriamo. Check. Adam, Adam 1, status 3. 10-4. Cosa ha fatto questo oggetto, colleghi? Per sapere le dinamiche di prima. Allora, tentato omicidio pubblico ufficiale. Ah, ma dove l'avevo avvocato? Ma dove? Ma dove? Le faccio scendere. Era su un tetto che mi spava. Poi, voltaggio li metterei. Questo posto ormai è come casa. Vero? Poi non è stato collaborativo. È come Barilla, no? Poi vada contro muro. Come Barilla. Vediamo se adesso sarà bravo o meno, se bisogna aggiungere qualcosa o no. Vai colleghi, fatemi una bella foto. Io esco sempre fresco, no? Come voi che siete delle merde. Dai. Io cosa faccio sull'applicativo, dai. Io dovrei andare a fare. Devo fare io quindi. Se hai voglia, io vado a fumare al volo. Allora facciamo più una perquisizione. Ma io faccio sull'applicativo. Pistola 9 mm, colpi 9 mm. Tieni 9. Fa anche lo spiritoso, complimenti. Allora, hai. Io sono sempre pistola spiritoso. Pistola 9 okay, mm. Arrivo subito. Pistola 9 mm. Colpi della 9 colpi mm. Colpi 9 mm. Che ti ho detto, collega? Tutti secondo uguali. Me vuole pagare un po' di più lui. Sì, sì, sì. Allora, sì, ti prendo anche dai, il dai, telefono. Dai. Arrivo subito. Pure, e poi i soldi te li lascio perché comunque ti possono servire per comprarti da mangiare qua in cella. Gli arrosticini te li lascio, il resto te li lascio. Allora... gli può dare un pugno, collega, se la bacia? No, 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 non è che la bacia. Sto facendo... Allora, come si chiama il soggetto? La faccio appoggiare... Price Wayne. No. Vai okay. Contro la parete lì. Su. Allora, questa è la prima io volta non che leggi uso... questa scritta, si chiama è Families. La prima volta che uso questo MDT. Quindi, che devo fare? MDT, profili? Mamma mia. Allora, aspetta un secondo. Io... no! Mi si è bloccata la città. Godo! Aspetta. Scusate. Porca la vacca. Carissimi. Faccio un 10-0, poi ti spiego tutto. Vai, vai, vai. Ecco, ora tu assisterai un tutorial su come si usa l'MDT. Sei contento? Sì. Metti caso che un giorno vuoi fare il poliziotto. Sono già stato poliziotto, ve lo giuro. E perché non sei stato nella polizia? Perché mi fa cagare. Ecco perché. Sono ritornato alle mie cazzo di origini. Forse non hai frequentato la centrale giusta. Sai perché? Mm. Perché siete tutti corrotti. Io pure ero come voi, no? Che arrestavo e dicevo: ah, perché sei orto della giustizia, quello e quell'altro. Io conosco tutti i codici, ok? Però mi ha sempre fatto cagare questo lavoro. Io volevo aiutare il prossimo, non dargli fastidio. Però adesso stai facendo praticamente l'opposto di quello che volevi fare. Ma invece no, che cazzo sei? Sì, hai sparato! Ho sparato. A voi che oltrate la vita altrui. Io non ho mai ucciso una persona. Voi sapete quante? Un miliardo. Esagerato, un miliardo. Un miliardo. Un miliardo. Cerca su quel tablet di merda. Cerca quante vittime ha causato la polizia, ingiustamente. Un miliardo. Un miliardo. Che cosa sei? Un agente in prima? In terza. Agente in terza. Complimenti. Grazie. Che c'erano lì di più? Io rido quando voglio. Ok. E ridi. Ridi in bacio a sto cazzo, dai. Tu hai l'essessibile invece. Eh? Hai la S sibila.
Hai l'S, Sibilla? Sì. Cosa vuol dire? Prova a dire, sto scivolando. Eh? Scivolando? No, sto scivolando. Sto scivolando. È attaccato a sto cazzo. Ecco, beh, siamo pari. Eccoli. Eccoli. Lasciali arrivare. Capito il mio gioco. Oh, Adama 2. Check. Oh, qui è il comandante Ugo. Perfetto. Cioè, collega. Dico, quanti siete? Certo. Perfetto, ti mando una cosa, un secondo. Ok, Goro. Allora, devi. Dove vai, Ciccio? Ciccio Calabrese, no, sono sei io. Contro sto cazzo di muro, dai. Allora, facile. Vai su. Reati. Fai copia. Vai su Reati. Ok. Il contenuto del documento lo salvi lì. Quindi in quello lì. Sì. Il titolo, nome e cognome del sospettato. Come si chiama? Si chiamava, se non erro, Price Wayne. Price Wayne. P-R-I-C-E. Wine, W-A-I-N. Quindi adesso nel titolo poi adesso fai un trattino alto, sempre nel titolo. Ok, tentato omicidio a pubblico ufficiale, fai P grande e poi la U. Che rottura. Ok. Ora, giustamente, nella roba che ho incollato devo scrivere il suo nome e cognome. Sì, aspetta però. Metti sempre di fianco a tentato omicidio pubblico ufficiale. Metti pure oltraggio pubblico ufficiale. Oltraggio più. In che senso? No, oltraggio più, metti. Quando è che ho oltrato al pubblico ufficiale? Dicendoci prima sbirri di merda, c'è la telemacchina. E non è un oltraggio pubblico ufficiale. Per me sì, a posto, vai contro il muro. Ok, ci sono. Sì. Una volta fatto quello, compili nome, cognome, data di nascita. Che la data di nascita... c'è un documento? Sì, c'è un documento. Certo, cavo. Certo, c'è il documento. È nato il 2006-1-07. I reati commessi, quelli che ho messo nel titolo. Bravissima. Scusa. Aia. Comunque è proprio complicato l'MDT, eh. Una volta era più semplice. Minchia. Sai cosa non è complicato? Sai che cosa non è complicato? Sentiamo. Ammazzarvi di botta, dai. Ti aggiungerei altro. Cosa? Cosa hai preso, collega? Una pistola 9 mm, pistola, colpi e telefono. Ok. Poi dopo mi dici la pena detentiva, eccetera. Oggetti da rendere telefono. La pena detentiva dove la trovo? Allora, la pena detentiva ce l'hai lì, guarda, a destra, aggiungi criminali, a destra, fai la più. Qua devo scrivere il suo nome e cognome. Sì, poi ti esce la persona, poi fai aggiungi reato. Modifica accusa, aggiungi reato, vedi cosa c'è scritto. Non mi esce. La persona non ti esce? Non ti esce la persona? No. Cioè, mi fa scrivere... No. Nome e cognome. Devi scrivere. Come si chiama? Fammi vedere come si chiamava. L'ho segnato... Ascolta,
Trice? Che, ascolta, senza che perdiamo tempo, fallo te e mi vedo poi la guida su come si fa, che è meglio, dai. Esatto, dai. No, ma è facile, basta che scrivi Price. Allora, su aggiungi criminali. Su aggiungi criminali, scrivi Price, staccato, Wine. Lo trova subito. Basta che scrivi solo Price e la W staccato. Te lo trova subito. Price, P-R-I-C-E. Ah, cazzo, cazzo, aspetta, ho sbagliato a scrivere io Wine. Poi ti esce lui e fai aggiungi il costo verde. Ti è uscito? E te? Che è un po' lento. Okay. Stiamo a fa' golla. Dimmi quando ti è uscito. Ok, faccio aggiungi. Fai aggiungi, poi fai chiudi. Fai la spunta suggestito in basso a destra. In basso a destra, gestito, ok. Poi fai modifica accuse. Ok. Scrivi omicidio. E ti esce tentato omicidio pubblico ufficiale. Articolo, 25. Articolo 23. Scrivi. E poi aggiungi oltraggio. Scrivi oltraggio a pubblico ufficiale. Faccio chiudi. A pubblico ufficiale. Sì. Poi dopo scrivi sempre oltraggio. Basta scrivi anche OLTR, okay, articolo 47. Mi è uscito in totale 25 mesi e 35.000. Ok, fai 35.000, perfetto. La spunta suggestita l'hai già fatto, giusto? Sì. Mandato di arresto no e ammesso la colpevolezza no, ok? Ok, quindi suggestito. Solo suggestito. Una volta che hai compilato il titolo, quello sotto, sei a posto in poche parole. Ok, aspetta, adesso devo scrivere nella pena detentiva quella roba lì. Sì, dimmi quanti mesi la franchigia, no, quanto è? 25. Respiri tra poco. E mesi? 25 mesi e 35.000. Torna lì. 35.000. Aspetta. Ok. 1, 2, 3. Perfetto. Ok, una volta fatto clicco sul dischetto per salvare, giusto? In alto centrale, sì, in alto centrale. Che si salva. Il dischetto, okay. Bravo. In teoria ho fatto. Fammi dire, ok, Price White, tentato omicidio più, oltraggio pubblico, Price White, 1-7... Vabbè, anche possesso di arma da fuoco. Pistola 9 mm, tutti i colpi, bravissima, 25 mesi, è perfetto. Non aggiungi anche che teneva lì l'arma da fuoco, senza porto d'armi o ce l'ha? No, vabbè, si mette solo tentato omicidio pubblico ufficiale, in sto caso. Ah, non metti tutti e due? No. 3, 4. Cioè, volendo si poteva mettere, però dopo stavo 6, un anno e mezzo qua dentro. 7. Beh, secondo me se lo merita. Sì, anche. Fai vedere se ci ha tolto tutto. 10, 11. 12, perfetto. Ok, sbattiamola via. Io direi che 14 bastano. Sì, sì. Andiamo. Devi riuscire a tirarli, però, senza rompere il polso. Dai, questa porta è rotta. Mi credete importanti, eh? Sì, sì. Sì. Di te sicuro. Importantissimo, vatti a fare una cappuccina. Come un completo per fuori, collega a sinistra. Aspetta che poso quel telefono. Sì. E la pistola. Gli passi il collega Fi. Mm-hmm. Mi potete slegare? No, grazie. Dopo. Aspetta. Prima ti passa il collega completo. Mamma mia, come stai. Perfetto. Poi, ultima entrata, ti lascio qua. Chiudiamo la porta dentro alla collega, chiudiamo la porta dietro, lo smanetto e si mette il vestito. Grazie, Coni. Ma non mi state smanettando? Sì. Vai. Dove? Ok. Aprimi. Ma dove siete voi? No, dov'è lui? No, lui è qua con me. Esci di qua. Bello. Ok, pazza, che bella. Oh, non vedo nulla. Ma non perché vedo tutto nulla? Io non vedo lui. Ragazzi, uscito, tornato nella di qua. È normale che vedo un po' tutto rosso. No. Oh, ritornatemi, carissimi. Tranqui. Ok, adesso funziona bene. Vabbè. Perché piove. È così rosso, non ti preoccupare. Ok. Piove rosso qui. È una cosa. Rispondi bene. A cosa? Serio. Devi rispondere bene. Ah, una cosa, collega. Dov'è la collega? Qua, dimmi. Gli hai fatto la fattura? No. Facciamo questa fattura. Fagli la bella fattura, collega. Dove si fa? No, occhietto, no, niente fattura, no. Dai, aspetta, si butta la terra. Porco, porco! Ai. Oh. No, niente fattura, aia!
Collega, scusa quella, cazzo. Collega, zio, vada, ho fatto apposta, è partito. Collega, ma sai questo, sai questo dove vuole andare? Secondo me è l'isolamento. Bravo. O se no, aspetta. Signore. Le collega, l'hai fatta la fattura? Dicami. Lei è molto adesso arrabbiato? Ok, vieni con me. Collega, vieni anche tu, Phil. Aprimi le porte dell'isolamento. Ah, un'altra cosa devi fare importante. Quando vedi, hai una persona molto tempo... No, no, aspetta, aspetta, Daryl. Fermati. Mettilo giù. Un attimo. Scusatemi. Quando hai una persona molto tempo, con l'occhietto, fai prigiona. Ok. Ok. Adesso vediamo un attimo un bello spettacolo. Ok, allontaniamoci un attimo. Andiamo, andiamo, colleghi, andiamo. Siamo occupati noi. Andiamo. No, 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 non ti girare, non ti girare, non ti girare, non ti girare. Non ti girare. Hai dei soldi anche in tasca. Mi sa che ho sbagliato a scrivere il suo cognome. Cos'è? Sì. Mi sa di sì. Cioè, l'ho scritto con la Y, mi sa. E non mi ricordo com'era. Di che fai, Nick? Vabbè, frighiamo, siamo qua. Allora, dove converto a fare? Lo dobbiamo tirare su o no? No, facciamoli prendere la roba in tasca. Polizia. Gli hai preso, preso i soldi in tasca, la roba? Prendere, ovvero. Fregate. Beh, ah, qua si può fare tutto, 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 proprio. Quasi. Cazzi suoi, impara a fare il coglione. Ah, c'è da imprigionarlo prima, raga, poi dobbiamo tirarlo su. Ok. Che senso imprigionarlo? Quando uno è stato troppo tempo, quando evadono, per 120 metri fuori dalla galera, lo ributto qua dentro. Se lo imprigioni. Quindi... Però lo devi scrivere in mesi, quindi in minuti. 10 minuti, sì. Cosa è successo qua, Cosa è successo? Fatto? Cosa hai fatto? Cosa c'è per terra? Cosa c'è per terra? Cibo. Ho variato. Ho sto calo di zuccheri, mi sa che... Pure scaduto. Ma dategli una caramella, però. Sarà il caldo. Un calo di zuccheri. Oi, tutto bene? Tutto bene? Che cazzo è successo? Che è successo? Affanculo. Che è successo? Ballo. Cosa è successo? Che cazzo è stato? Non mi ricordo. Ah, ok. L'importante era le celle, piove un po', fa freddo. Cioè, vuoi andare in cella? Seguimi. Andiamo, non lo so, tipo, io mi ricordo che c'erano i reparti. Corri. Cioè, esistono ancora i reparti. Sì, questo è il primo reparto. Questo è il reparto più bello. Vieni qua. Come si chiama? Entra. No, all'isolamento. No. Entra. Ti ho detto entra perché ti prendo a manganellata. Oh. Ma dov'è? Ah, dentro. Chiudiamo la porta. Ok. Ti ho già dimenticato tutto ciò che devo fare. Isolamento, no, vi prego. Ma che cazzo hai fatto per l'isolamento? Il coso dell'imprigionamento io lo devi fare. No, vabbè. Io, ma che ho fatto per l'isolamento? Sei troppo agitato. Basta, non sono più agitato. Andiamo, colleghi, facciamolo ragionare. Sì, no, no, che andiamo. Venite. Vi devo offrire una cosa. Un ringraziamento. Andiamo via. Venite. Ciao. Facciamo impazzire di dentro. No, dobbiamo far uscire noi per forza, raga. Tra quanto? Tra 20 è entrato il 41, deve stare dentro 25 minuti, fatti conto, deve stare a 0,5, lo facciamo uscire. Non può andare a fumare in alto. Se c'erano le guardie carcerarie lo dovevamo allora. Ma non ci sono mai, io sbaglio. Ma la sera ci sono loro. Infatti. Check carcere. Che radio ha la frequenza di carcere, qual è? Salve, abbiamo un prigioniero che deve stare fino a 0,5 dentro e in isolamento. Grazie. È 0,6. Ok. Come facciamo a fare? Allora, adesso ho scappa. Che hai detto? Andiamo, ti sei calmato? Andiamo. Che come lo lasci, parliamo le gomme. Fate divertire fuori. Andiamo. Posso anche seguire, ragazzi. Ve lo giuro. Mi lascio il cadetto. Vai. L'ho lasciato qui. Entro grappia, arrivo prima. Dalla palestra qui intorno.
Cioè, sono ancora qua io, ti aspetto. Ragazzi. Sì, tranquillo. Sono matto. Secondo me lo sentito lo stesso. Aia. Vediamo. Loro si lo sanno picchiare. Sì, lo so. Ma quello è non pensante, giusto? No, no, è quello. No, no, è non pensante. No, no, è lui, sì, è lui. Ma? Via, via, divertiamoci. Sono davanti a voi in parallelo, sta andando. No, ma lo vedo ascoltato. Stanno facendo la corda del garage centrale. Si regolano blu. 140. Sì, cosa stavi facendo? Ancora. Cosa stai facendo? Arrivo in parallelo. Direzione. Vi vedo. Colpito alle spalle. Vai. Sto qua. Dove è andato, sì, a destra? Colpito alle spalle. Ora lo tiro su con calma. È sceso. Macchina. Tiro su. Faccio prima una bella CPR. Bastardo. Guarda che mi fate uscire, vi prego. Quando ti manca? Ma io manca chissà quando. Non lo so, tipo un giorno. Merda. Figa. Come figa. Eccola, guarda che c'è la restrema. Vi prego, polizia, fatemi uscire, vi prego, ce la faccio più, ce la No, faccio. Devi stare qua, imparate a fare i criminali. Ma io non ho fatto di criminale, io sono stato, non posso dire. Capisci a me, per una settimana. Sì. Ah, è già passato, è già passato. Adam 2 si distorce. Cosa? Non è passato, fammi vedere come ti chiami, te lo dico, se è passato. Chiamo Danilo, vabbè, porco Dio, non per il cazzo. Eccola. Danilo Khalilovic, minchia che figa che sei. Sì, ciao, mamma mia. Salve collega, chi ci avete portato qui? Riccioleno, lì, quello che era sta. Riccioleno, vediamo. Penso, boh, 5 giorni fa. Salve collega. Non mi ricordo. Guarda quanti sbirri belli freschi. Ma direttamente al carcere. Vai, meno uno. Prima poliziotto, poi lei. Boh, io 05. E io non lo so. Direi che chiudo la live. Ci si vede domani. Grazie mille per la compagnia. Noi ci becchiamo domani. Ciao. Che è successo, signorina?